dietro la televisione, tu ci fai dietro la televisione. È lì lo spettacolo, guarda, sì, guarda, sono tutti là, sali. Bravi, linguini, non so che cosa ti porti indietro. Ma dice, cioè questi qui se ce l'hanno così forte, perché è da misurare questo parco, non è quello che ho per scontato, attenzione. Se ce l'hanno così forte lo vanno a spendere lì dire, c'è sta cosa qui. Oh! Ah! Signore e signori, buongiorno, io sono Pippo. Bello, mi conoscono solo in quattro. Gli altri maleducati non rispondete, vero? Guarda. Adesso questo bravissimo atleta si mette le scarpe e farà un numero bellissimo. Volete tutti vedere un numero bellissimo? Bello! Nando è pronto. Aspetta. Aspetta. No. Io la lamino. No, 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 no. Ti lascio! Ti lascio! Sono lasciato! Sopra, non so! Di là, di là! Aspetta! 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 Che fatica! Un attimo, è bravissimo, ve lo giuro. Non vorrei divertendo. Ce la fa, ce la fa, ce la fa. Thank you.
Ora ce n'è tanto occhio. No, ma andiamo avuto. No, da tempo che ho tagliato questa sizza. Qualcuno la deve tagliare, no? Uno con insalata, uno con cipolla. Scusate, d'accordo se sì o se no. Ma secondo me non c'è più, vabbè, no, dici che c'è. Fagli il calcolo. Allora rimangono due fusti di birra. Rimangono tre fusti di birra da inserire e due già inseriti, quindi teoricamente siamo coperti fino alle 10:30. Perché ogni fusto di birra quanto tempo ci vuole? In questo momento sta andando via alle medie 20 minuti, però potrebbe secondo me un po' diminuire, cioè nell'arco di un'ora potrebbe essere uno ogni mezz'ora secondo me. Il vino sta finendo? Il vino sta finendo, meno male, meno male. Ma la birra si va? Grazie ragazzi. Dai, un commento Alessio, un commento. Un commento a caldo. In spagnolo. Ma io no. In spagnolo. Io non capisco un cazzo. No, va, io penso tutto a posto, va bene. La musica non lo so, dimmelo tu. Ma in questo momento c'è intervallo. Ah, qua la cassa funziona, il vino è buono, il vino è perfetto, la birra pure, Francesca è splendida, quindi io penso che è abbastanza positivo il bilancio. E gli spaccherà il culo a tutti. Ma che... attenzione. Io posso fare una brava ragazza, non potrei mai farci. Sei una da pure sfogata. Io proprio. No. Puoi immaginare. La live, proprio. La brava. Thank you.
e questa, come sempre, ci tengo a ricordare che è una meravigliosa canzone di Rocco Balistrieri che onoriamo ad ogni concerto. Una donna a cui teniamo particolarmente, una donna che vogliamo ogni volta ricordare con le sue parole, che meglio è così, con un moro, che ci dicano un moro. Insomma. I veri cucciuti e i gentilmente designata all'antesco del palco. Ivana Cutuli e gentilmente desiderata alla destra del palco. Incrociato con l'amico accanto, viene una figata. Chi vuole, chi ce la fa, può anche cantare perché la canzone è molto famosa. No, la salsiccia non era buona. La salsiccia secondo me... L'uovo sodo, ragazzi, vi consigliamo l'uovo sodo. Questo suono
secondo me le memorie digitali sono ovunque, non abbiamo perso la nostra memoria organica cellulare, almeno così sembra, soprattutto se andiamo a guardare vicino alla sughetta di Miscemi. Cosa succede alla sughetta di Miscemi? Com'è che ci siamo dimenticati? Di che cosa c'è la vita? Di che cosa ci fa bene? Non ce lo dimentichiamo mai, che per la terra ci dobbiamo lottare. E quindi la memoria della nostra terra, dedichiamola a tutto quello che ci fa bene. E come questo sound, che ci fa bene perché ci fa ricordare, ci fa portare giù il bacino, proprio così. We'll be right back.
Thank you.